Mi dispiace vedere che ci sono anche delle stupide polemiche o speculazioni, non so come definirle, da parte di chi magari proprio non ne avrebbe bisogno. E mi riferisco, mi hanno segnalato, ma veramente antipatica la cosa della giornalista Barbara Palombelli che avrebbe, perché poi ho verificato, ho letto un po' di cose, avrebbe detto che insomma al nord ci sono più casi, perché lì, o meglio, l'ha posto come domanda, ha detto: ma non è che al nord ci sono più casi perché c'è lì la gente più ligia al dovere e va a lavorare, come se noi, voglio dire, non siamo ligi al dovere e non andiamo a lavorare. Vorrei dire a questa giornalista che, per l'amor del cielo, rispetto. Però non credo che sia intelligente in un periodo come questo andare a creare divisioni tra nord, sud, chi lavora, chi non lavora. Anche perché, voglio dire, se lei non sa per quale motivo ci sono più morti al nord, premesso che a noi dispiacciono quelle morti, perché noi che siamo felici. Ma se ci sono più morti al nord, non è perché loro sono ligi al nord al dovere e noi siamo dei parassiti che non siamo ligi al dovere. Sicuramente al nord c'è più lavoro e quindi c'è più gente che lavora. Saremmo felici, cara dottoressa Palombelli, di avere anche qui più opportunità di lavoro. Vi posso tranquillizzare che la gente del sud è uguale a quella del nord, ha la stessa identica operosità, la stessa voglia di lavorare, le stesse capacità. Non viviamo sugli alberi qua, su questo glielo posso garantire, anche noi viviamo nelle case, anche noi, quindi se pensa che abbiamo, che ne so, qualche vicinanza stretta con scimmie o quant'altro, no, ci siamo evoluti pure noi, e che voi avete. È chiaro che se è successo a Milano, e mi meraviglia insomma che lei, che dovrebbe spiegarle le cose, informare, la pone come domanda, no? Se è successo per prima a Milano o i più grandi focolai in Italia, diciamo in quelle zone là, beh, la Lombardia, Milano, Bergamo con l'aeroporto di Orio al Serio. E perché lì c'è tanto scambio di gente, scambi commerciali, arrivano continuamente da fuori e veramente mi avrebbe meravigliato se non fosse stato così. Io nelle mie precedenti dirette ho detto che Gesù Cristo ci ha voluto bene, non è così, non c'entra nulla Gesù Cristo, è che la parte più evoluta della nazione è quella che ha più contatti con gli altri ed era inevitabile che accadesse questo e a noi è dispiaciuto sinceramente. Però sentirci dire poi che, voglio dire, a noi non succede perché non siamo ligi al dovere, non fa piacere. Quindi se la poteva risparmiare, non capisco l'utilità di questa cosa, anche perché noi abbiamo molte ferite, dottoressa Palombelli, sa cos'è? È che noi già sopportiamo, come dire, alcuni soprusi, alcuni. E sopportiamo anche pazientemente il fatto che, ad esempio, qui magari uno potrebbe dire: ma chi ve lo fa fare? E non è così. Molti che sono al nord e che lavorano, e quindi di quelli ligi al dovere, sono di qua, dottoressa Palombelli, sono del sud. E sono persone che sono venute lì non perché erano felici di venire lì, ma perché qui non ce n'erano di opportunità. Così come io, ad esempio, faccio il mio esempio, ma ne posso fare mille di altri esempi. Io sto spendendo decine di migliaia di euro per mandare all'università mio figlio lì a Milano, pagando il fitto lì a Milano, quindi sostenendo l'economia di Milano. Ok, perché con quei soldi là ci mangia, con i soldi che pago io di fitto, dottoressa Palombelli, ci mangia qualche milanese, ok, ma è sacrosanta la cosa, ok? Quindi lo sto formando mio figlio,
Sto spendendo per formarlo e sto creando quindi economia lì, ahimè, e poi alla fine sapete qual è il risultato che otterrò? È che ve lo prenderete pure perché qui noi di opportunità, ahimè, non le abbiamo almeno quanto ce ne stanno là. E che lei ci debba pure poi alla fine sfottere un po' la mazzarella, e beh, onestamente dà un po' fastidio. Lo sa che cos'è la mazzarella, è vero, dottoressa Palombelli? Non me lo faccia dire. Come magari vorrei o dovrei, perché non mi va. Lei è una signora e voglio avere il massimo rispetto. Sono ferite aperte queste qua. E non è bello, ripeto, sentirsi dare dei, come dire, come se noi fossimo come popolo, un popolo parassita o un popolo, ecco, appunto, di fannulloni, di non ligi, per utilizzare il suo termine. Le assicuro che noi siamo molto 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 ligi, forse anche più di lei di quanto possa immaginare, quindi ci eviti queste cose qua. È un momento questo qua dove non ci deve essere nord, sud, divisioni e quindi non capiamo questa uscita da dove le viene, da una persona intelligente come lei. Onestamente non ce l'aspettiamo, anche perché noi preghiamo ogni giorno affinché chi sta lì in quella condizione oggi ne possa venire fuori presto, perché siamo umani e quindi non c'è in atto, che ne so, una sorta di partita. Vogliamo assolutamente che tutta l'Italia, tutta la nazione, si scrolli di dosso questo problema per vivere possibilmente serenamente, anche se i danni economici saranno enormi, purtroppo chi li pagherà maggiormente saremo noi, chi beneficerà maggiormente anche degli eventuali aiuti sarete voi, perché è chiaro che la parte produttiva sarà quella che sarà più sostenuta economicamente e quindi ne beneficerete. Se poi ci dovete prendere pure per il culo, onestamente mi pare un pochettino troppo. Fatta questa, apre e chiusa questa parentesi, perché